Siamo solo Angelo Alfredo e Fernando di Abruzzo Trekking 1962. Buongiorno, siamo ai Prati di Mezzo, a Picinisco, Frosinone. Montagne delle Mainarde. Le Mainarde, un parco nazionale d'Abruzzo Lazio Molise. Sono le 8 e qualche spiccetto ed oggi è sabato 7 ottobre 2023. Andiamo! Coste dell'altare, mi pare si chiamavano, vabbè. Sì, sì. Cima a mare, monta a mare la Meduccia. In pratica facciamo l'anello della Meduccia. Partenza dai Prati di Mezzo. Andiamo sopra e poi risbuchiamo da quest'altra parte, dal sentiero che va alla meta. Anzi, passiamo pure sotto la meta. Sotto la meta e sotto il gendarme. E vabbè, siamo solo noi tre. Nessuno se ne sentite di venire e detto no, te rotte le scatole, voi correte troppo. Ma che corremo, che andiamo piano? Ma siamo pure 60 anni e passa, sì. Quindi se becchiamo più avanti va. E poi ti vuole merda, un sacco di vacche. Sorgente. La sorgente. Siamo qui alla sorgente, di cui non ricordo il nome, ma mi pare che sta scritto qua. Vediamo un po', guardate che bella sta valle. Lo sta nel biete se sta alza. Olle. Sentiero N8, forestale selva piana. Quindi diciamo, come si chiamava? La sorgente di Selva Piana, dai, di Forestelle. Difficoltà escursionistica. Allora, qui davanti a noi abbiamo il Predicopelia e il Cavallo, Montecavallo. No, scusate, volevo dire il Forcellone, il Cavallo è più là, si vede, sta nascosto appena qui dietro. Comunque, Cavallo, Forcellone e Predicopelia. Teniamo più in alto. Senza scende troppo, non dobbiamo perdere, tanto da qui è un fuori rispetto a Monza, sacco, no? Infatti, guardate che bello, ok, c'è un po' di foschia, ma però il posto è bellissimo, guardate qua le rocce. Qui alla mia destra adesso si è scoperto anche il Monte Cavallo, vabbè c'ho il sole contro, non lo vedrete mai, là è il Monte Cavallo, e questo è il Predicopelia col Forcellone, sono due over 2000. Mentre il Predicopelia è un over 1009. Ok, ci stiamo dirigendo verso le coste dell'altare. Siamo a tenere un buon ritmo, anzi, secondo me siamo proprio a pedalà, non un buon ritmo. Allora, noi non andiamo alla sella del cavallo, quindi abbiamo lasciato il sentiero, quello principale. Stiamo salendo verso, per aggirare, il sentiero. Il Belvedere Antinozzi che sta qui sopra, o addirittura da lì c'è sopra. E poi da lì dritti raggiunge le coste dell'altare. Perché se andiamo al passo del cavallo, soprattutto dopo non c'è lo stesso il sentiero che porta alle coste dell'altare, a meno che non vai a prendere il sentiero che collega il cappello del prete con le coste dell'altare. Ma a quel punto vai a fare più chilometri, perdi una cifra di tempo, insomma non è quello il sentiero per raggiungere le coste. Quindi noi andiamo di qua. Via, passa. Sì. Guardate che spettacolo, è tutto coperto, le vette da 2000 sono coperte. Mucche al pascolo, stato brato. Gran bel sentiero, ragazzuoli. Ripido, ma bello. Tutto sotto queste rocce, è meraviglioso. Abbiamo trovato anche un corno di un camoscio. Un cornetto, diciamo, via, però l'abbiamo lasciato perdere, non sappiamo che farci. Quello che troviamo in natura noi lasciamo, non ci interessa. Ok, spettacolare, meraviglioso, bellissimo, e gran bucio di gu, quasi raggiunta la cresta dell'altare. Adesso faccio vedere, questo è il Belvedere Antinozzi, quello è il cavallo. Quello giro che si vede il morrone del rose, pare si chiama, rose si chiama, pare morrone, ma non so sicuro, comunque rose sì. Questo è il Forcellone e il Predicopelia. E noi continuiamo la nostra bella salitella, guardate che spettacolo. Soli soli, c'è anima viva. E come per magia è uscito fuori meta e gendarme. Eccoli. Ah. E le coste dell'altare stanno lì sopra, ora ci andiamo, eh. Ora tocca, stiamo a fare tutti, sale, scendi, sali. Sì, ok.
c'è un po' di nebbietta, ma ci potremo stare, si vede abbastanza bene oggi, dai. È abbastanza pulito il tempo qui. Eccoci qua, sul primo over 2000 che sono le coste dell'altare, 2075 metri. Perfetto, poi andiamo a quella che è la cima Campaglione, ho detto anche cima a mare, ho detto anche cima Campaglione, poi monte a mare, poi Meduccia, Anello, e ritorniamo indietro. Ah, a Crackers stanno. Ah, ma perché facciamo prima quella e poi quella? Prima quella bassa, la cima, e dopo andiamo su. Ah, ho capito, quindi facciamo così. Sì, poi vedremo dove trovare un posto per scendere. Ok, questo è quello che vi aspetto quando state qui sopra al... Al costo, qua sapete, questo è il cappello del prete, quella ferruccia e monte a mare. E laggiù c'è il passo della tagliola. Siamo scesi dalle coste dell'altare, adesso siamo diretti su monte a mare. Ma prima di arrivare a monte a mare, staccato dalla cresta, ce n'è un'altra che si chiama cima a mare. E noi dobbiamo andare là, siccome andare là non c'è una specie di sentiero, anzi non esiste. Dobbiamo inventarci come arrivare. La nebbia non ci aiuta perché non ci fa neanche vedere la vetta, ma bene o male la prima si è aperta al secondo, ho visto ando sta e niente, proviamo, dobbiamo puntare adesso cima a mare. Ok, adesso scendiamo qui, vedete, cima a mare sarebbe la cima Campaglione, questa qua, questa è monte a mare, quella è cima, monte a mare, cima a mare, detta anche monte Campiglione. Campiglione, Campaglione, insomma una cosa del genere. Per fortuna si è aperta un attimo la nebbia, abbiamo visto questa discesa qui, che poi non è discesa. Un fuori sentiero, entro la valletta, risalimo di fronte e quello dovrebbe essere. Ok? Ci vediamo sotto. Ed eccoci qua, sul secondo over 2000 di oggi, ma questo è proprio guadagnato, ma di brutto, eh. La cima a mare, ho detto anche cima Campiglione, eccolo qua, cima a mare. 2014 metri, poi famo una punta al club 2000 metri, lo spettacolo, ecco siamo partiti adesso da cima a mare o cima Campiglione, qui sotto è la Valle Fiorita, poi allora quella è la Meduccia e questo invece è monte a mare, adesso andiamo, risaliamo tutto questo anfiteatro, ci vorrà quasi un'oretta risalire sopra, una bella salitona, poi montiamo sul monte a mare, poi andiamo sulla Meduccia, poi riprendiamo il sentiero della meta, quello che va, che scende a gradi di mezzo e scendiamo. Naturalmente sotto la meta ci fermiamo, guardiamo e decidiamo. Aspettavo che lo dicevate, guarda, ho detto apposta io. E tu pensi che Angela. E tu pensi che dopo sta discesa e sta salita, non so. Io metto a montare sulla meta, non si sa mai, però. Angela forse. Crediamo. Angela sicuro, credo neanche a parlarne. Questo, stiamo facendo questo lungo traverso sotto il monte mare, adesso partite dalla cima a mare, sotto il monte a mare che è questo qui sopra, vedete questo roccioso, adesso il nostro sentiero fa così, sentiero non c'è sentiero, ci teniamo sotto le rocce, cominciamo a risalire, poi giriamo un po' a sinistra e poi via dentro il canale fino a sopra a rimbeccare la via normale delle creste, a parole è facile. Continua la risalita fuori dal suo canale che ci porta su la via normale delle creste, risalire, stiamo salendo dalla cima a mare, mamma mia regà, ecco Angela, che salita, porco giù, ecco la giù la cima a mare, sei aperta, guardala, ma regà, ma il ripido, in salita bene o male si sale bene, abbastanza bene, ma in discesa. Ok, ci siamo risaliti tutta a sta valle che a vederla non vedo la cima Campiglione qui. Allora, dalla cima Campiglione al sentiero qui delle creste, 29 minuti. Oh, abbiamo spinto, abbiamo spinto una cifra. Niente, siamo delle belve siamo. Adesso ci andiamo questo qui sopra che è il monte a mare, il terzo over 2000. Siamo pronti per i 4000. Sì, sì, a voglia. Allora, monte a mare. Poi da monte a mare andiamo alla Meduccia, va bene ragazzuoli? Seguiteci. Noi fatichiamo e voi dal divano ve la godete. Ah dai, va. Ed eccoci qua. Terzo over 2000 della giornata. Intanto vi faccio vedere la cima Campaglione, che è questa. Sono strapiombo di qua sotto. Qua, cima a mare. La cima Campiglione
cima il mare, oddio, tutti sti mari qua. Mamma mia. Cima a mare e monte a mare. E giù in fondo c'è sta monte mare. Oddio, che fantasia questi. Fantasia? Il mare in montagna. Oddio. Il mare non si vede, ci sono nel giro di un chilometro e mezzo, due, tre montagne che si chiamano monte mare, cima a mare e monte a mare. E poi stanno pure imbrogliati, non ci sto a capire più niente, tutti sti mari qua sotto, sotto la Valle Fiorita, ecco là sotto. Qui siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Siamo ai confini col Molise, che non li vedete perché è tutto pieno di nebbia, quindi. Niente, adesso di cresta, tutta la cresta andiamo giù alla Meduccia, che è l'ultima volta. Quella invece davanti a noi, che sta immerso nella nebbia, si vede solo il gendarme, è la meta. Gendarme e meta. Ok, adesso ragazze, magna. Ok, siamo a quota 2161, dove c'è questa croce, che non ha nome, ma qualcuno sulle carte online la riporta come cima alle forme. Quindi, pure questa è inventata, sulle carte non esiste, come non esiste cima a mare, l'abbiamo fatto prima, l'abbiamo fatto per culo, del Club 2000, mica esiste sulle carte quella, è stata inventata il club. Ok, adesso andiamo alla Meduccia. Perfetto, 2161 metri. Cioè, non vedi che abbiamo trovato? Da stamattina non è che non l'ho mai ripresa, non c'erano proprio, l'ho incontrata adesso. C'è Paola, Caterina e dove sta? Eccolo là, c'è anche Roberto. Eccolo, e vai, va. Chi è Bolognese? Mi ha attaccato con Bolognese. Ah, no, aspetta, attacchiamo qui. Guarda il Monte Mare che sei uscito fuori, mo, vedi? Quello è il Monte Mare. Sì, questo è il Monte. No, no, aspetta, fammi vedere un attimo. Mo te lo dico. Olè, tanto fammi vedere un attimo qui. Quello sicuro è Cima Campaglione. È caldo, quello è difficile da raggiungere. Questo è stato la dorsale, il punto più alto è Cima Campaglione. E quello è il Monte Mare. E quello è il Monte Mare, sì. La Meduccia, quarto over 2000, 2105 metri, sempre sopra la Valle Fiorita. Eccoci qua. Prima stavamo lì sopra la Cima Campaglione, vedete? Poi siamo là sopra il Cima a Mare. Ok, raga. La Meduccia, pure qua, croce. Eccoci qua, perfetto. Eccoci qua, ormai siamo diretti verso il Passo dei Monaci, proprio sotto la vetta della meta. La meta, eccola qua, meta e gendarme. Però è un po' coperta da nebbia. E laggiù è la vedetta, o Cima Biscurri. Qua sotto c'è il Monte Miele e sopra c'è la Cima Lanciano. Più avanti c'è il Monte Tartaro che sta qui dietro, che c'è una cresta che unisce il Tartaro con la meta. Ricordatevi che il Tartaro è vietato, non si può salire sul Tartaro. Invece la meta ha periodi, questo è il periodo che la meta è aperta. Quando la meta è chiusa, da quello che ho capito, si può andare solo con una guida. Invece quando è aperta potete andarci da soli. In questo momento la meta è aperta, infatti c'è un sacco di gente sopra. Ok, siamo al Passo dei Monaci, lì dove c'è anche il cartello. Lì è la salita che va al meta, alla meta e al gendarme. Questa è meta e gendarme. Passo dei Monaci, adesso noi prendiamo quel sentiero che va lì e ci riporta giù ai prati di mezzo, dove ci aspetta la birra, un baretto che ha la birra a spina rossa. Che vuol dire che fa? Comunque la meta del gendarme ci venimo un'altra volta a farla. A parte che l'ho già fatto, però vengo a far compagnia a loro. Perché poi insieme a meta del gendarme mettiamo altre due vette che non vi dico. Sarà una sorpresa. Ok, c'è gente che sta a salire e gente che sta a scendere dalla meta. A dopo. Ok, oggi la nostra guida è Angela, quindi noi ci fidiamo di lei. Vedete, col telefono in mano, cerca di farci... L'annamo? Adesso ve lo dico. Ah, sì? Addio. Fu così che vengono, sono venuti a trovare. Passo dei Monaci 40 minuti, Prati di Mezzo, un'ora e 20 per arrivare a Prati di Mezzo. Poi da qua invece vario l'altare Tartaro, Vallelunga, Barrea, questo qui va a Barrea. Cioè, veniva appresso a te?
Ci porti, è sicuro, eh? Allora, ha detto Angela... Basta vedere quel palo, non qua sotto. Ha detto Angela, dobbiamo prendere sta valle qua. Quindi, dammi retta Angela, allora, via, forza. Se perdiamo, sapete chi ha la colpa, eh? Eccoci qua, stiamo percorrendo il vallone della meta. Siamo sopra proprio, noi siamo alla parte alta. Seguiamo le tracce di Angela, guida escursionistica. Oggi si è improvvisata guida escursionistica. Ha detto ce penso io, venite, seguitemi. Fino adesso ci siamo azzeccato, vediamo un po'. Ci vediamo dopo, va. Vallone della meta. Eccoci qua. Siamo di nuovo ai piani di Pezza. Perfetto, ci abbiamo messo allora. 6 ore e 55 minuti, 18 km spicci, 4 vette over 2000, anello della Meduccia. Prati, partita, prati di mezzo, arrivati ai prati di mezzo. E quindi adesso io torno giù col cavallo. Oh, io torno giù a cavallo, eh? Non so voi, non mi voglio di niente, ma ce ne sono tre, uno per uno. O così, olè. Oddio, quanto trovo il cappotto. Vabbè, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, basta Lazio. Ciao.